Il vicepresidente del Consiglio regionale Fabrizio Cumba ha aperto la conferenza annuale del Comitato regionale per le comunicazioni che si è svolta lunedì 3 febbraio a Palazzo Lascaris, affermando il ruolo strategico del Comitato nel mondo dei media. All'incontro hanno partecipato il presidente del Comitato, Bruno Geraci, la vicepresidente Tiziana Maglione, il commissario Ezio Ercole, il dirigente dell'Agicom Roberto Casella, oltre ai consiglieri regionali Gian Piero Leo e Massimiliano Motta. Presidente, come si evolve l'attività del Coricom? Ma direi che si evolve in maniera sufficientemente soddisfacente. In altre parole, noi nel 2013 abbiamo fatto risparmiare i cittadini piemontesi che si sono rivolti a noi, abbiamo fatto risparmiare 2 milioni e 130 mila euro in storni, in bollette, restituite, multe non pagate e così via. In più dei 266 mila euro che la Regione trasferisce ogni anno al Coricom, noi nel 2013 abbiamo risparmiato 91 mila euro, cosa non di poco conto in un momento in cui anche alle istituzioni viene chiesto di contenere, e badate, con risultati superiori a quelli dell'anno precedente, quindi il risparmio non ha in nessun modo limitato la nostra azione.